That was the side 7-Eleven. Hello, Matt. Hi. Shit. Mommy. Ichu, where are you going without daddy? Umbrella is so hot. No, I don't have money. Hot day, wow. Quindi cosa abbiamo preso? Vediamo. Abbiamo preso questo. Abbiamo preso un sandwich. Questi. Ho trovato cappuccino, qua c'è la bandiera italiana, assaggiamo anche questo, guardate, c'è la torre di Pisa. Vediamo questo qui, qui abbiamo due palline, sarebbero delle ciambelline, però le fanno a pallina. Quindi questa è una colazione che è speciale stamattina, perché io praticamente ho il voucher con 7-Eleven e quindi stamattina abbiamo preso questi sandwich, queste palline che sarebbero tipo ciambelline e queste dita di cioccolato al formaggio sono questi. E poi ho trovato questo Italian Creamy che c'è la torre di Pisa che voglio assaggiare. Il colore sembra cappuccino, sì, anche l'odore, un buon caffè solubile questo. Ah, ma sto usando il cucchiaino del bambino, magari gli piace anche a lui il caffè. It's hot when it becomes white. Ah, quando diventa bianco vuol dire che è troppo caldo. Yeah, so it can help for the kid that. Quindi deve diventare blu. Yeah, if it is cold mean it's blue. Yeah. Quindi quando è freddo è blu, quando è caldo è bianco. Quindi da diciamo breakfast facciamo col mukbang. Assaggio la pallina. Cioccolato. Questa 10 pesos che sarebbero 1 euro diviso 5, 20 centesimi. Poi le finger. Cheesy, cioè formaggio. Poi il clou della giornata, cioè il caffè. Buono, buono, non male anche il caffè. Anche se non è italiano, è già la bandiera, però si voleva. Che, no, comunque è buono, un buon caffè. Stamattina abbiamo provato. Fortuna. Poi assaggio il... Perché noi a 7-Eleven ormai compriamo una specie di un'altra famigliola, perché abbiamo addirittura i punti. Adesso io ho tipo 10 punti e in più quando faccio le ricerche, poi vi spiegherò più approfonditamente.
approfonditamente come avere questi punti rewards. Praticamente vi regalano, potete anche entrare nei negozi di vestiti o di roba da mangiare. Io preferisco andare a mangiare con quei punti. E quindi tutta questa colazione offerta da questo Microsoft Rewards. E vi farò il video per farvi capire come io mangio giocando ai videogiochi. Perché se siete in Italia, il Microsoft Points lo potete ottenere giocando ai videogiochi. Qua in Filippina invece è diverso, perché comunque in Italia i soldini che accumulate poi li usate per giocare ai videogiochi. Invece qua si va a mangiare da 7-Eleven per adesso, e poi c'è un altro ristorante che penso che andremo coi prossimi punti che faremo. Comunque, per ottenere circa 500 pesos, sarebbero circa 10 euro, dovete avere 11.500 punti. Nice. Per 11.500 points in Microsoft Rewards. These are 500 pesos. Però it's not very difficult to obtain this. I will show in another video. Praticamente. Oh, you can earn a point and then you can go because you must use an app where you put the voucher and you can go enter in the restaurant and pay with that. Comunque, 7-Eleven. Oh, sono curioso di questo Krispy Kreme, che è un ristorante dove fanno ciambelline. Quindi, dove ci sono le ciambelline, voglio provare a fare, magari faremo un vlog anche lì. Quindi, se vi piacciono i nostri contenuti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!